Pronti ai posti vivi? Allora, Sara è appena, come si dice, paragonato il fatto che io ho schiacciato Avvia con la ceretta. Prendetela come volete. Stra. No, sì, perché eravamo lì che dicevamo, ma cosa facciamo? Ma si vede? Ma siamo in... Perché non sono abituata a farla in tre. Ciao a tutti, bene, pian piano entrano. Non mi aspetto una grossa affluenza perché ho cambiato orario. Sabato di mare, tutti, si muore di caldo, cioè in studio ci siamo noi tre. Eralda che mi tiene la bambina. Ciao Silvia. Eralda, per favore mi presti il telefono dello studio che guardo i commenti? Perché puntualmente poi mi arrivano i commenti, ogni tanto lì non si leggono. Tranne quando ce l'hai già per Sì, vedere. no, è ovvio, sì. Accogliete i rumori del mio Sauro. Grazie. Allora, vi presento le mie ospiti. Oggi ce n'ho due, ciao, sì, ovviamente si vede, è evidente, no? Si vedono anche i commenti. Abbiamo qui con noi, cosa ho attivato? Boh, chi lo sa? Nulla. Sara? Eralda, per favore mi presti il telefono. Non commento. Abbiamo Sara e Claudia. E boh, vai te. Boh, no, vabbè, dai. Conoscete lo spirito di questa diretta, no? La storia di Sara è diversa da tutte quelle che ho fatto finora. Siamo arrivate a una ventina, quindi fate conto, dimenticate tutte quelle cose che partono con io non so se riuscirò a perdere peso. No, lasciate perdere tutto. Ciao Daniela, ciao Manuela che vi dice belle, vi La dice a Manuela la voi. conosciamo, Emanuela delle ragazze sotto. Ah, è vicino a voi, cioè abitava, vabbè, avete capito. Sì, ci ha venduto la cucina, è una mia paziente. Sì, sì, Ah, sì. ok. Ciao Sì, ha Aaron, capito. ciao Alice. Bene, buongiorno a tutte. Quindi la ricciardina in questo caso è Sara, ma per un breve tempo lo è stata anche Claudia. E come dice Sara, Claudia è una ricciardina di sponda. Che non ho capito cos'è, ce lo racconterà lei, cosa intende. Ci sentite intanto? Perché abbiamo valutato, ciao Eva, abbiamo valutato varie opzioni anche Microfono. audio. Sì. Prova, prova, prova. Sto facendo trans, provo, Ciao Angela, direi di sì, se no ci sì. avrebbero detto muovete le labbra ma non si avvertono suoni. Dai, vai, che sei Parto. bella rilassata, quindi Molto. un po' di ghisa. Un pochino. Vabbè. Effetto Allora, cioè, getto di sono marmo. così come ero così la prima visita. La seconda, la terza, la quarta, la quinta. La tua prima visita risale a un settembre. Giusto? Sì, perché io ero convinta a febbraio e già Giusto. l'altra volta mi hai corretto, Sì. quindi mi è rimasto in me. Però non mi ricordo di che anno, Quest'anno 2021. facciamo 2 anni. Quindi 21. Esatto. Ciao Silvana. Sì. Quindi settembre 21, io dico solo la mia parte. Ok. Entra questa ragazza bellissima, vabbè, non è che avete, cioè, lo vedete, bionda, era bionda. A mio avviso, guardandola, un fisico che per me andava benissimo, ho detto, oh mio Dio, anche per la Claudia, e ho detto, adesso che cosa succede? Già entra così. E prosegui tu. Sono entrata così e poi è stato un bagno di lacrime che è Tipo stato. dopo il ciao. Sì. Ciao, Ciao, dimmi come come ti va? chiami? Perché sei qui, ecco, perché sei qui è stato, hai rotto gli argini, rotto le acque, si può dire. Sì. E anche poi la seconda e la terza visita è andata così. Poi dopo un po' meglio, cioè sicuramente non per. Cioè, non era relativo a come Chiara si fosse posta nei miei Anche confronti, perché avevo detto anzi. solo ciao, Madonna, se saluto così male, cioè. No, è che cioè, per me comunque decidere di rivolgermi a un professionista per quanto riguardava l'alimentazione è stato un passo molto importante e molto difficile, nel senso che cioè, ci ho dovuto prima lavorare su più fronti e poi decidere, va bene, cioè, iniziamo, andiamo e mettiamoci in gioco. E quindi quando poi Chiara ha cercato di capire cosa Il fosse tuo il punto, problema. io ho cercato di, girandoci molto lontano, ho detto ma io non ho un buon rapporto con il cibo e quindi sono qua per imparare a mangiare come si deve, perché ho una serie di idee magari sbagliate, difatti poi in gran parte erano scorrette e quindi sono qua. E lei mi ha detto sì, però così non riesco a capire bene, no? E
Allora io, cioè, gli ho detto che avevo proprio questo disturbo del comportamento alimentare, per cui per me era molto difficile, cioè, alternavo tra mangiare quasi niente oppure mangiare di tutto e di più per compensare, quindi per me era voglio decidere di stare in salute senza trovare sempre dei mezzi che poi cioè non mi conducevano poi a nulla, no? E quindi così ho iniziato il mio percorso, no? Ha iniziato il suo percorso cioè, pensate come deve sentirsi una persona che sa che quello che fa non va bene, le costa tantissimo ammetterlo prima di tutto a se stessa. Rivolgersi a qualcuno vuol dire ammettere che sta facendo un casino, nel senso che sa che quelle condotte non vanno bene, e tu ti rivolgi a qualcuno dicendo: io so che sto sbagliando, però non riesco a farne a meno. Cioè, Sara Piccina era proprio emotivamente in difficoltà. Non ha voluto sapere il peso per non so quante visite, e vi rassicuro che era un peso che tante di voi mi direbbero: dimmi dove devo firmare. Ve l'ho detto, io quando l'ho vista ho pensato proprio che fosse, ma a parte bella, in salute, stesse benissimo, no? Poi sicuramente il tuo passato sportivo non ti ha aiutato, perché no, Sì, nuoto. io sono sì, un ex agonista, ho fatto 11 anni di nuoto sincronizzato e poi ho fatto 6 anni di pallanuoto, quindi vabbè, ero anche abituata, cioè durante l'allenamento, cioè, mi allenavo 2 volte al giorno, quindi cioè, qualsiasi cosa mangiassi io avevo un fisico perfetto, posso Potete, dire. certo, lo puoi E quindi dire. poi Cioè, io dopo. l'ho conosciuta che già lei si riteneva sovrappeso rispetto a quello a cui era abituata. Cioè, e la capisco, perché quante volte ti hanno detto: ma cosa vai dal nutrizionista? Mica sei pesante, mica hai chissà che. Sì. Però, ma non solo tu, anche loro. Se quell'immagine che vedi nello specchio non rispecchia quello che tu senti, quello che tu senti come tuo, ha voglia di non essere sovrappeso per le linee guida, no? Cioè, io ho il diritto anche di vedermi bene a prescindere, no? Sì. E quindi abbiamo cominciato che sapevo dove mettere le mani. No, non è vero, è tutto così brutto. Però cioè, ci tenevo tantissimo a non ferirla, cercare di non farla scappare, peggiorare la situazione. Per esempio, io ricordo che un brutto momento era quando Claudia lavorava la sera, perché lì proprio non c'era, non c'era, cioè, non c'era, non è che lei ti facesse da controllo, non ti faceva da controllo, perché lei semplicemente stava a casa, no? Però in qualche modo lì ti veniva meno tutto quanto. Sì, diciamo che cioè, quando hai comunque questo genere di difficoltà con il cibo, se sei con qualcuno, cioè, bene o male, siccome te, cioè, hai comunque un po' di pudore, no? Verso alcuni tipi di condotte, quindi la presenza di una persona, diciamo, che ti impedisce di mettere in meccanismo tutta una serie di comportamenti, magari disorganizzati, che invece se sei da sola, yuppie, così. Poi, cioè, è proprio un modo, alcune persone, no? Fanno delle cose, ad altre persone invece sfocia così, quindi cioè, per me è stato proprio molto complesso, perché andava a toccare più Tante aspetti, più, sì, aree. più ambiti, Adesso, assolutamente. oggi, come diresti? Dove ti senti di essere? Allora, quello che cioè, pensavo questi giorni prima di venire qua, che allora praticamente prima di iniziare a venire da Chiara, io guardavo sempre le calorie, no? Che è una cosa che adesso, cioè io adesso sto comunque attenta alla mia alimentazione, no? Ovviamente, ma non guardo più le calorie, ho detto: cavolo, sai che mi sono accorta che non guardo più le calorie? Ed è una roba stranissima, no? Però controllo quello che acquisto, nel senso che un conto è se dico: vabbè, voglio mangiare un pacchetto di patatine, mi mangio il pacchetto di patatine e vabbè, non leggo nemmeno cosa c'è dietro, perché Tanto non mi lo sai. interessa, ok? Però se devo scegliere come voglio nutrirmi, cosa voglio mangiare, leggo prima gli ingredienti Ingredienti. e poi i valori nutrizionali, perché devo capire, cioè, sto cercando di mangiare un secondo, sto cercando di mangiare un primo, sto cer per capire poi il resto come Come impostarlo. incastrarlo. Quindi, cioè, Cioè, prima. fai una cosa che non è più legata a un disturbo, ma invece è legata a un prendersi cura di una persona, Esatto. che sei tu. Sì, perché io, cioè, non avevo questa conoscenza, questa competenza qua, e invece seguendo, cioè, leggendo tutti i materiali, seguendo tutte le dirette,
poi cioè, lo capisci, no? Tutto quello che ci hai insegnato. E quindi questa cosa qua per me è strana, perché cioè, ci ho riflettuto l'altro giorno che appunto, cioè, per me la colazione era devi stare sotto le 100 calorie, poi quello che c'è va bene. E invece non c'entra niente, cioè cosa me ne frega di Oh, quant'è? ragazzi, io potrei anche chiuderla qui, me ne vado, perché cioè, io sarei già contenta così, sarei già contenta di un risultato così, invece lei ha fatto molto di più. E anzi, vi faccio uno spoiler. Con Sara abbiamo fatto un lavoro talmente grande che adesso lei si è sentita di staccarsi dalle visite in studio classiche, cioè lei si è sentita abbastanza sicura di quello che è la sua autonomia, perché io poi ve lo dico sempre, a me non è che mi interessa che veniate da me per tutta la vita, anzi, perché non avete. Il mio obiettivo non è protrarmi il cliente per sempre, far sì che voi veniate da me. A me interessa che voi impariate a gestire la vostra alimentazione quel tanto che potete camminare con le vostre gambe, no? Guidate la bicicletta senza che io vi tenga il sellino. E lei finalmente, cioè, lei queste competenze ce l'ha da un bel po', però è difficile appoggiarcisi, soprattutto quando dubiti costantemente delle tue capacità, anche se ce l'hai. Adesso lei finalmente non solo si è sentita di lasciare le visite singole, ma affronterà un percorso diverso, un percorso di gruppo, in cui le visite saranno dilazionate, ci sarà spazio per altre aree del benessere. Quindi volersi bene a tutto tondo, cioè, per me è una soddisfazione immensa. E dimmi una cosa, come ti senti quando adesso pensi che delle calorie non te ne frega più niente? Ma cioè, in realtà è avvenuto tutto talmente naturalmente che l'ho realizzato l'altro giorno mentre pensavo con estrema agitazione a questa diretta. E quindi ho detto, cavoli, cioè, non guardo più le calorie. E poi un'altra cosa che per me, cioè, è importantissima, lo voglio raccontare perché, cioè, nel senso, io sono venuta a dire questa cosa che per me è difficilissima perché dico, boh, cioè, magari c'è qualcun altro che è nella stessa situazione, no? E quindi lo faccio solo per quello. E, ad esempio, se io facevo un pranzo fatto male, tipo non so, fai il pranzo e ti mangi tre slerfe di focaccia, cioè proprio quel giorno lì è andato rovinato totalmente. E invece Chiara mi ha detto questa cosa qua, che magari per alcuni è banale, per me no, cioè non è che allora da lì per 24 ore, no, hai fatto quel pasto lì, va bene, cioè quello dopo puoi ricominciare a farlo bene, non è che per forza deve andare tutta a rotoli. No, Però non era scontato. guarda, sappi che tu hai detto per me questa cosa è importante e per magari tanti altri è normale. No, è più normale che la pensino come te perché non ho capito da dove gli è derivata sta roba, ma le persone hanno questa divisione mentale del giorno. Cioè, se oggi io odio questa parola, ma se oggi ho sgarrato, ormai oggi è rovinato, lo posso buttare alle ortiche, da mezzanotte si resetta tutto. Non è vero, non è vero, perché non è che da mezzanotte uno il corpo dice, ah, ok, tutto quel, che ne so, ti sei fatto tre Campari e cinque, non riesco a parlare oggi, grazie, e non so, sei andato anche al fast food perché tanto ormai, non è che il corpo quella roba lì dice, vabbè, la lasciamo del giorno prima, non funziona così, eh. No, perché voi avete sta maledetta cosa che il giorno vada vissuto, l'alimentazione vada vissuta in unità giornaliere. No, ma perché? Ma no! Cioè, se tu fai una cagata un giorno e c'è il pasto dopo. Cioè, ma veramente, questa cosa qui io non so più come dirla alle persone. Ma non sei tu, sono tutti così. Il problema è che non c'è un. Anzi, il corpo, se tu lo maltratti un giorno, ne porta i segni anche il giorno dopo. Anzi, prova, anzi, facciamo questa prova. Se ti prendi una trona che ti ubriachi come un asino, secondo questo discorso qui, se io mi ubriaco come un asino una sera, il giorno dopo parto da capo. Non ho niente. Provateci un attimo e poi mi dite se è vero, perché se è vero allora dico ok, se tu il giorno dopo da mezzanotte un minuto puoi fare tutto quello che vuoi perché tanto è rimasto nel giorno prima questa ubriacatura molesta, allora hai ragione e puoi ubriacarti. Cioè, e puoi fare anche così, no? Puoi fare un macello di alimentazione in un giorno e il giorno dopo partiamo di nuovo. Ma vedrai che ne porterai i segni anche nel giorno dopo.
E quindi se vale per un'ubriacatura, perché non dovrebbe valere per l'alimentazione? Solo perché lì non te ne accorgi, è il fisico che se ne accorge e ti assicuro che lo sente. Perché magari tu hai mangiato, sto improvvisando, facciamo una roba più easy delle trislerfe di focaccia. Tu fai la tua giornata alimentare normale e a un certo punto arriva Pino con la focaccia, che per ormai tutti sapete che è il classico collega che più o meno avete un po' tutti, la collega che vi porta le brioche, la focaccia, la torta fatta in casa, i gatti da coccolare, da sgranocchiare nel frattempo, quello che volete. Di solito gli dite di no, ma se magari quella volta lì avete fatto colazione male, non so, c'è stato qualche motivo, quella volta lì gli dite di sì e mangiate uno, due, tre pezzetti di focaccia. Se pensate che quella giornata sia rovinata, automaticamente cominciate a mangiare qualsiasi cosa. Mi sono persa. Oddio, cosa stavo dicendo? Pubblicità. Grazie Claudia, fai uno stacchetto musicale, per favore. No, Non lo no, faccio, non perché lo siamo propongo. andati, perché siamo partiti a parlare di questa cosa? Perché diciamo tra l'ubriacatura e invece il cibo Non lo so, di boh. 24 ore. Boh, Pino con la non lo focaccia. so, boh, mi sono persa. Vabbè, Niente. il discorso è questo, probabilmente. Boh, vabbè, non, avevo un esempio bello da farvi in mente, ma è sparito. Ma io vi chiedo scusa, oggi è una giornata di emicrania, perciò o non mi ricordo le cose o fatico a dirle, quindi vi chiedo scusa. Che figure. Pensate che però per me è anche frustrante, oltre a fare figure di M, ma fa niente. Vediamo i commenti. Prendersi cura di se stessi è l'obiettivo più grande che Chiara ci sa aiutare a raggiungere. Roberta, grazie. Non può arrivare un commento del genere in un momento migliore perché proprio. Basta compensare alla sera con un pasto sano. Silvana, sì, grazie. In realtà potete fare una roba di questo tipo. Ma io chissà cosa volevo dire. Vi giuro che avevo un ragionamento nella mia testa che era pure bello. Era bello, era Se ti bello. viene in mente, anche quando Alzo non è in la mano. diretta, lo puoi aggiungere nei commenti. Grazie, no, grazie Sara, meno male che. Vabbè, insomma che abbiamo imparato. Cioè, siamo partite da non voglio sapere il mio peso è molto importante. Dai un voto. Nella tua prima visita, quanto era importante il tuo peso per te? Da 0 a 10? Ok, 100. adesso. Allora, adesso allora, no, non è così, nel senso che a me interessa sapere quando, magari l'ultima volta che sono venuta con Linda, è capitato che, poi ha avuto anche lì delle fasi, dei momenti, eccetera, eccetera, a me interessa, ma com'è andata la bia? Cioè, quanta acqua c'è? Perché mi sono sforzata a bere di più, come sta andando stavolta? Ok, Quindi, cioè, sono più concentrata su, hai cioè, com'è imparato che la il peso, composizione, come va? brava. Ok, ora per te è più importante la composizione corporea. Quindi il peso non è più così importante No. perché hai imparato che la bilancia è come un tostapane, uno strumento che fa una cosa. Però come il tostapane può fare degli errori, no? Cioè se tu, vabbè, il tostapane fa l'errore solo che se tu te lo dimentichi il pane lo brucia, perché da solo errore non ne fa. La bilancia in realtà non è così precisa come può essere il tostapane. E poi, cioè, ad esempio, se non lo so, se vado a mangiare fuori, ovviamente, o se vado in ferie il giorno dopo, non mi peso. A parte che noi abbiamo anche un patto per cui, tipo, magari faccio, amore, pensavo quasi quasi vado a pesarmi. Lei mi dice, no, guarda, abbiamo tantissime cose da fare oggi. Per favore, non ti pesare, sennò poi non riusciamo a fare niente. Quindi, non ti pesare, abbi pazienza. Vero? Allora, quindi lo stress legato al tuo peso è ancora un po' elevato. Vabbè, sì, però Non nel tanto, senso. dipende dal Vado a momento, sì, momenti. dipende dal Ok, momento. mi sta bene. Ci Ok, sta. voi contate che comunque questo tipo di attenzione verso questi aspetti, che non è del tutto, diciamo, un'attenzione sana, lo sappiamo, no? È un po' eccessiva. Non è che si schiocca le dita e va a posto, e soprattutto anche quando si riesce ad ottenere un rapporto più sano col cibo, come ha fatto Sara, perché adesso ha imparato che le calorie fondamentalmente non le interessano più così tanto, che il peso le interessa, ma le interessa più in relazione a come cambia la sua composizione corporea. Quindi anche lì ha riattribuito una serie di valori, non solo in base a
a quel fattore specifico, ma proprio gli ha riattribuito il valore in base a quella cosa mi serve per un'altra cosa. Non è più il peso perché il peso mi dà un valore, no? Non è il peso che dice se sono brava, se sono qualcosa, però il peso mi aiuta a capire nel contesto dell'alimentazione, nel contesto della composizione corporea, come va la mia salute. Quindi, intanto abbiamo ridimensionato una roba che le generava tantissimo stress, tantissima ansia. Sì, io mi pesavo spessissimo, ora non mi ricordo di averlo fatto. Ok, non ricordarsi vuol dire che comunque è una roba importante, ma se non so esattamente quando l'ho fatto, capite bene che non è così urgente Sì. come cosa. Bene, bene, bene. Altre cose che sono migliorate in questo tempo, perché voglio dire, è un bel lasso di tempo, devi dare dei risultati, se no sembra che non ho fatto abbastanza. Beh, anche il fatto che hai imparato che il tuo peso, cioè hai imparato a dargli il giusto peso al tuo peso, nel Sì. senso, hai imparato che dipende da tanti fattori, che non è un valore oggettivo, che non è un valore importante, no? Perché dipende da tante cose, quindi non mi definisce, no? Posso anche lasciarlo un attimo stare, come dice Claudia, oggi no, ci penserò domani e comunque riesco a farmi la mia giornata. Ragazzi, è un grosso passo, eh. Sì, perché cioè, poi nel senso quando appunto tu sei abituato, cioè anche l'altra volta no, che dicevi quanto ci vuole a creare una nuova abitudine, no? Quindi se per me da tantissimi anni, cioè da quando ho 14 anni, che comunque per me cioè, c'è questa difficoltà, no? Con il comportamento alimentare, arrivare ad oggi che ora non posso dire che tutti i giorni sia sempre facile, perché comunque, cioè, ripeto, questo è un mio modo anche di affrontare altre cose, no? Però ho tantissimi strumenti, Ecco, cioè, strumenti, è questo che devi e avere. posso anche, ad esempio, l'altra sera ero un po' così, ho detto, oh, ma quasi quasi mi faccio le patatine, bla bla bla, e invece ho fatto hummus, una quintalata di carote e di peperoni crudi, e così ho avuto la stessa sensazione dello sgranocchiare e della quantità, perché io alle volte ho bisogno di tanta 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 quantità. E però ho mangiato una cosa che mi ha pagato tanto e che poi non mi ha fatto venire il senso di colpa, tutto quello che ne consegue, Avremmo bla 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 bla. lavorato anche sul senso di colpa, perché una volta ogni tanto le patatine te le puoi Sì, mangiare, tutte queste cose le qua. Ok, mangio di fatti ogni tanto, giuro. Però non ci faccio cena. Ok. ok. Allora, Valeria ti manda un commento che sarà una tua compare del programma. Ok. Non vi conosco di persona, ma siete simpaticissime. Grazie, cara. Io ho detto solo E spritz, non mi fanno parlare. quella è una parola simpaticissima. Ah, sarà per Ma quello. siete, e credo che ci conosceremo presto al percorso. E comunque sì, viva la BIA, come dice Sara, e via la bilancia. Scherzi a parte, la bilancia è sempre stata il mio stress e ora la vivo senza ansia. Ragazzi, sono contenta che questa è una delle cose che avete in comune, nel senso che è una delle cose contro cui lotto, perché è uno strumento che è anche fallace. Perché se io mi peso 5 volte in una giornata, io ho 5 pesi diversi. Capite bene che non ci si può affidare a questo tipo di strumento per avere una roba. Cioè, per andare in acido, se io mi baso su una cosa che ci salgo 5 volte e mi dà 5 risultati diversi, capite bene che, cioè, non ha senso andare in acido per una roba del genere, giusto? E non è la nostra bilancia che non funziona, perché la gente dice, oh, no, cambiamo bilancia perché non segna quello. Abbiamo cambiato Ma 200.000. No, ma no. perché non, effettivamente sì, non la sapevo usare. Poi vabbè, quando io mi sento dimagrita, la bilancia mi dice che non lo sono. Non funziona. Perché Non funziona, continuo a magari cambiarla perché sono dimagrita. avverti un benessere, avverti di essere più sgonfia e a Esatto. prescindere dal peso. Allora, Claudia, vedo che vuoi dirci qualcosa anche tu. Dici. Quanto tempo abbiamo? No, no, ti prego, prendi. Aspetta, tienilo tu, Sara, così nel Ok, mezzo. vabbè, Dici vediamo tutto. se riesco a fare come te che mi perdo in 3, vedo che mi perdo in 3 secondi. A meno Allora, male, così non sono io nulla. sono come diceva lei, Ricciardina di Sponda, perché, vabbè, a parte il fatto che io e Sara avevamo due problemi alimentari opposti ed è stato difficilissimo all'inizio la nostra convivenza, il nostro matrimonio, perché lei aveva questo problema, diciamo, dell'eccesso. Io avevo il problema, diciamo,
del mangiare per sopravvivere, perché io sono un inappetente, cioè io mangiavo giusto perché dovevo sopravvivere, basta, ed ero magrissima. Quando ci siamo messi insieme pesavo 46 kg. Pensate un po'. E mi detestavo perché ho sempre odiato questo fatto di essere tanto tanto magra. Penso che sia la stessa identica sofferenza che può provare una persona che si sente grassa. Non è Certo, perché sempre. poi attiri su di te gli stessi occhi, perché quelli che guardano la persona sovrappeso e la giudicano perché dicono guarda, quella sarà una mangiora, no? Perché non dimagrisce un po'? Sono gli stessi che dicono guarda quella lì e mangiassi un po' due paste asciutte, capito? Sì. Mentre tu sei la Oppure prima che ne ti soffre. invidiano, io pativo tanto il fatto Mi che mi invidiassero mentre tu non ci invidiassero stavi perché ero bene. magra e io invece ci stavo male, perché io avrei voluto per esempio delle chiappe, per esempio, no? Un Ma paio di scusa, chiappe. e per cui niente, soffrivo tantissimo per questa cosa, per cui lei cercava di far mangiare me, però nello stesso tempo lei doveva mangiare meno e doveva mangiare sano, io mangiare sano non ero capace perché tanti dei miei pasti erano, siccome non avevo voglia di mangiare, tanti dei miei pasti erano. Lei mi chiamava e diceva: amore, hai mangiato? Sì, così hai mangiato latte e biscotti. A Pranzo, a cena. pranzo. Mi sfondavo di latte e biscotti con la Nutella. Ecco, tanto per. E non mangiavo verdure, infatti, quando sono venuta da te la prima volta. Sì, anche lì, cioè. No, io No, se mi io ho avessero detto: detto il giorno che ho incontrato Sara e il mamma giorno che ho incontrato Claudia, ci farei una storia di una famiglia Ricciardino? No, non ci No, è vero, credo. neanche io ci credevo, E non eri proprio no. No, disposta? non ero disposta. No, io non ne voglio. No, perché non ero disposta a mangiare, mi piacevano quattro cose, volevo mangiare quelle quattro cose, perché no, non mi piacevano. Le verdure, ovviamente tutte le cose sane. Legumi, Ad alcuni ho difficoltà ancora adesso, però parte l'humus che te lo l'hummus è scofani. buonissimo. Va bene, sai che si può fare anche con gli altri legumi, vero? Ma è buonissimo, ho scoperto l'hummus, una cosa, E con le la pasta di carote, i legumi finocchi. le tolleri? Puoi provarla. Andiamo a provarla. Comunque, per non rubare troppo tempo e non essere poi No, beh, è prolissa. la storia di una famiglia Ricciardina, è tanto sua quanto tua, eh. Allora, lei mi ha insegnato, ha dovuto fare delle magie a mangiare le verdure. Quindi mangio le verdure, sono contenta di mangiare le verdure. E, ecco, si è attivato in me un circolo virtuoso, per cui io adesso non sento veramente più il desiderio di mangiare Nutella, Di sfondarmi con i schifezze. biscotti. I biscotti sono scaduti. Li Ragazzi, dobbiamo cioè, buttare. Ma ho come cosa fatto qua? scadere i biscotti, cioè, mi Ma sento veramente, ma guarda che è un potentissima. Ce beneficio. ne siamo Ce ne siamo accorte? accorti l'altro giorno e mi dice: ma guarda che i biscotti sono tutti scaduti. Avevo tutto un ripiano di Schifezze. biscotti. E per Occhio me è perché ti una fanno le vittoria. No, farfallette. È un problema. Manica c'è un bilancio problema. Non ne sento più il bisogno e il beneficio del beneficio è stato. Questo è troppo bello. Dai. L'altra sera Sara mi dice: amore, un panino al creme, che è il nostro. È il vostro Ogni posto tanto. Sì, insieme. questo panino con la salsiccia e la maionese, ogni tanto mi devo sfondare con questa cosa. E io cosa ho preferito, da non credere? Couscous? Il couscous che avevamo a casa con le verdure, che aveva fatto lei. Che cosa è successo? Cosa ho Ma non so fatto? cosa Ho è successo, io così esagerato. guidavo e ho detto: non ci posso credere. Io ho detto: no, amore, io voglio andare a casa a mangiarmi il couscous. Ho desiderio, No, nasce questo però io lo desiderio, questo capisco, circolo però, eh. virtuoso Lo a mangiare le capisco. cose Che invece ti che ti fanno fanno stare bene. bene. Ma io non conoscevo Ma io sono questo vero troppo beneficio. contenta E io sono perché. contenta che lei abbia conosciuto te, grazie. È Ma come ci vero. siamo conosciute noi? Io avevo iniziato a seguire il gruppo su Facebook, poi Così, a caso. una mia amica Silvia mi ha detto: secondo me devi provare perché Silvia sa qual era il mio rapporto con il cibo, mi ha detto: secondo me Chiara è la persona giusta per te. E allora sono venuta. Sì. Io adesso sto per piangere, però fa niente. No, perché ragazzi, cioè, che bello, cioè, ma non è perché il panino con la salsiccia non vada bene, però quando tu riesci a modificare le tue abitudini, a stare bene con le cose giuste, quel di più, che non è che non devi esserci, ci deve essere, però davvero non.
Quando parliamo di modifica delle abitudini, è questo che intendo. Non è riesco a tenermi tanto perché il panino con la salsiccia sia solo una volta ogni tanto, non è quello. È perché il panino con la salsiccia lo mangio quando mi va. Esatto. Ma ormai non mi va più spesso perché so che il giorno dopo mi viene, non sto dicendo voi, Sì. magari mi viene mal di stomaco perché so che poi mi rinviene il grasso cotto, perché invece so quanto mi sento bene ad aver fatto qualcosa che so che mi porto bene dentro avanti. E io sono troppo contenta perché cioè, questo è il mio lavoro, Ma lo capito? fai bene, chiaro. Che bello, no, grazie. Ma Io lo fai veramente, bene. io queste rubriche, voi credete che le faccia per voi, ma io le faccio per me, per sentirmi No, anche perché bene. veramente io non volevo proprio farlo questo percorso. Non lo volevo fare, non mi interessava. Quindi, Cioè, se la pensa come ti visita con verrà. lei, la prima visita è stata difficile, immaginatevi quella con Claudia. Infatti non mi hai più visto, non sono più venuta. Ma scordatelo, Non so più, no, non è vero. no, perché io non no. voglio cambiare le cose, le verdure non le voglio No, mangiare, non mi devono convincere. No, vabbè, con Claudia abbiamo fatto un lavoro molto soft, no. Io ho Sì. cercato di essere molto soft, ma io nella vita cerco di essere soft, non con tutti. Cioè, nel senso, dipende tanto dalle necessità, da quello che... Ci sono un sacco di pazienti che possono testimoniare, cioè, ma soft con chi? Perché a me mi hai ammazzato, è vero. Ma dipende tanto da quello che... Credo che la persona possa A reggere, B quello che gli serve in quel momento, perché ci sono persone che purtroppo hanno bisogno di essere un po' Certo, scosse. Un paio certo. di volte, e t'ho scrollata anche a te, Sì, molto sì, sì, dopo. sì, sì. Però io mi ricordo quando mi è arrivato Piano. il primo piano, che allegata all'email c'era scritto: questa è una cosa solo per te, non seguire tutta la lettera. Perché per me in quel momento lì, dove era tutto molto rigido, incasellato, la sfida era Sì, ma non seguire tutta la perché si lettera. capisce, vabbè, in parte Cioè, perché per dire quanto è veramente chi ha questo personalizzato. genere di disturbi tende a essere eccessivamente controllante, eccessivamente... E quindi Morboso. lì gli devi dire no, aspetta, io non è che ti posso dire le cose falle a metà, però ti devo dire, io ti devo dire le cose giuste, però tu devi fare le cose a metà, Sì. cioè il tuo compito non è fare tutto per bene, purtroppo è così. E vi dico la verità, Sara è stata una grossa sfida, ma io quando mi entrano le persone così, cioè, ma non è che mi rimbocco le maniche, è che io ce la devo fare, perché voi non avete idea quanto mi ha fatto soffrire vederla stare così male, perché cioè, io ancora un po' le avevo veramente detto solo ciao e lei si è messa a piangere, eh. Me lo ricordo perché era tipo la prima visita della mattina, erano tipo le 9 del Sì. mattino, era prestissimo. Se non era la prima, era la seconda. Entra questa ragazza vestita di tutto punto, molto elegante, molto seria, molto, cioè, molto in ordine. Che bella la vostra storia, Daniela, sì, è bella. E Daniela, ce l'hai un po' anche tu sto vizio, che tu sei molto lineare e non riesci a buttarti fuori dalla zona di comfort che è seguire il piano. Buttati perché sennò ti rimani incastrata lì e non riesci, se non riesci a farlo tuo, prima o poi sbrocchi e molli perché non riesci a allargarti nelle zone in cui ti piacerebbe avere degli alimenti tuoi. Piccolo extra, scusatemi. Però davvero è entrata così e c'aveva questi occhi, sembrava un cerbiatto, no? Questi occhioni enormi che. Allora, raccontami un po', come mai che sei qui e il labbro tremulo, io dico, cazzo, io ho chiesto, scusate, sono senza filtro quando ho l'emicrania. E quindi, no, per me, contate che veramente, io adesso non è che voglio fare la marchettara, però per me è davvero una missione. Cioè, Si percepisce? sì, Infatti, sì, tanto. ok. No, perché Sì. poi, Perché no, no. sennò daresti la roba alla gente e basta. Che Lo comunque, so, ma... cioè, anche quello è parte del lavoro, va bene, Sì, però sì. cioè, tu metti ma molto, molto, molto di più. Cioè, hai veramente a cuore la salute delle persone, è Quello che quello. capisci quando ci vuole lo schiaffo e quando ci vuole la carezza. Perché hai a cuore questa cosa qua, altrimenti non riusciresti a percepire che guanto devi usare con quella persona, come puoi arrivargli al cuore, come posso arrivare a questa persona e farla sentire. È una capacità che viene dal cuore che hai. No, È basta. così. Grazie. Grazie, siete troppo carine. Leggiamo i commenti così cambiamo il discorso. È vero, sono troppo quadrata. Daniela, te l'ho detto ancora ieri. Mi raccomando. Se no poi mi molli e devo venirti a prendere a casa, diventa brutto. Esatto, Valeria.
dice, esatto, a chi la mia compagna. Sì. Valeria è Miss Entusiasmo, non so se l'hai vista. Ah, sì, 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 lei, la mamma di Riccardino Ricciardino. Brava, grande. Valeria, sì, tra l'altro sì, sì, c'ho il suo disegno qui da qualche parte, perché quando abbiamo fatto l'evento l'anno scorso, c'era anche loro, lui e mia nipote mi hanno fatto il disegno, perché i piccini si saranno fatti balle, così. Hai modificato lo stile di vita di molti, io ero la donna dei dolci prima di incontrare te, ora è una vita che non mangio dolci perché non ne sento più bisogno, lo zucchero mi dà fastidio. Bella storia, ragazze, veramente complimenti. Bene, bene, brava Valeria. Valeria è veramente Miss Entusiasmo, sì, perché sì, trasmette una carichissima. Sì, 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 quando viene in studio praticamente fa su tutti e se c'è Ricky ancora di più. Bene. Tra l'altro Riccardo sta bene, Riccardino e Ricciardino. Certo. È un po' uno scioglilingua, però. Ce l'avete una domandina per queste ragazze? Cioè, ma io ma che storie vi porto? Cioè, alla fine, quella che in un anno ha perso 20-30 kg, ma ce l'hanno un po' tutti. Cioè, io, cioè, allora, vabbè. È sicuramente, adesso lo faccio un po' per scherzare, però certo. Sara, bisogna sdrammatizzarla un po', perché Sara è un po' un macigno. No, no, è che noi abbiamo fatto, abbiamo avuto una storia complicata, anche perché per lei il suo intento era veramente, lei dice sì, io volevo curarmi della mia salute, ma lei è entrata dicendo io voglio perdere peso. Sì, 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 subito sì, è vero. Cioè, voi non avete idea di quanti lavaggi, prelavaggi, ammolli gli ho dovuto fare per farle il lavaggio del cervello e aiutarla a capire che il suo peso andava bene, che aveva un fisico statuario e soprattutto che dovevamo lavorare su varie cose. Però sono contenta perché, cioè, voi, cioè, se l'avesse conosciuta quando l'ho conosciuta io, Sara era ansiatissima, era triste Sara. Ma era triste. Poi ho cominciato. Poi diciamo, posso dire anche un'altra cosa. Sì. Grazie a me Sara ha risolto un altro problema grande, perché si è fidata di me, ma sapete quando le hai provate tutte e dici vabbè, faccio ancora sto tentativo, ma proprio perché ti devo fare un favore, lo posso dire? Sì. Aveva un mal di schiena ventennale. Sì. Sì, era 13 anni. No, scusate, perché ricordavo dai 13 anni, invece era 13 anni che aveva un mal di schiena, che aveva fatto visite su visite, tutte le indagini, stregoni, tutti, sì. Agopuntura, tutti. Segnato come il fuoco di Sant'Andò. Anzi, io gli ho detto, ma guarda, io sapete che io ho un collega che fa il fisioterapista, che Dario, questa testimonianza poi la pubblichi anche tu. No, perché il discorso è, io so che lui lavora in modo diverso, hai provato mille cose, provane mille una, che tanto, tra l'altro io odio Dario Pini perché lui ha aiutato chiunque tranne me, sai quante mie pazienti, anche te, porco cane, adesso le divido, sì, cioè, tu non hai idea, voi non avete idea di quante mie pazienti emicraniche Dario ha aiutato, tipo, ah sì, sono 2 mesi che non ho un attacco, io che mi viene voglia di tutti gli aiutati tranne me, ma vabbè, chiudo parentesi, e lei mi dice, la vedi proprio con lo sconforto di dire vabbè, lo faccio perché sei tu, perché c'era già instaurato questo rapporto tra noi, sentiva già di dovermi qualcosa, sì, giusto, e allora ha detto vabbè, faccio sto tentativo. E poi cosa è successo? Poi niente, ho fatto questo percorso con Dario che non ci credevo, perché ho detto no vabbè, io ho fatto terapia del dolore anche proprio, quindi ho fatto, cioè praticamente in un anno si possono fare massimo 3 peridurali, io ne ho fatte 5 e comunque non riuscivo a rispondere in nessun modo, così ho detto vabbè, andiamo, proprio perché, cioè, ho detto è stata tanto carina che oltre a guardare come ma si interessa anche della mia, come faccio, cioè proprio perché non, ma giusto, mi sembrava maleducato non andare, no? Esatto, ma io me l'avevo visto, però ho detto vabbè, l'importante è che vada, anche vado da Pini e praticamente gli ho detto sì vabbè, sono venuta qua perché Chiara ha detto così, però cioè, proprio come, e lui poverino chissà come si sarà sentito, niente, quindi per farla in breve abbiamo iniziato un percorso molto anche, particolare, lungo, cioè, è anche il suo, è stato piuttosto lungo, lui mi ha proprio seguito tantissimo nonostante i miei scleri e tutto, e comunque per farvela in breve, io cioè, non ho più mal di schiena, abbiamo fatto un anno di percorso e io adesso anche non ho con più ricadute, perché io ricordo che poi il tuo è tanto, sì, legato anche al tuo stress, quindi sì io non ho, cioè ad esempio io non ho mai avuto mal di testa, io ce l'ho anche per lei, le emicranie, cioè, avevo anche per lei le emicranie.
Tu anche sei migliorata un botto. Sì, ne avevamo questi mal di testa violenti, proprio violenti. Che non rispondevano ai farmaci tuoi. Sì. Da morire, proprio da volermi buttare dalla finestra, davvero. Ma io guarda, ma lo meriti. E adesso come sei tu? Quanti attacchi hai? Allora, adesso anche a me sono molto legati all'ansia. In questo periodo qua io e lei abbiamo passato veramente un periodo molto brutto a livello di qualunque aspetto, diciamo, e perciò di nuovo mi si è incementato il collo, mi sono partite due emicranie, però l'altro giorno di nuovo sono venuta da Zacchi, ho detto per favore bisogno delle tue mani, mi ha dato una rassestata e gli esercizi da fare a casa, che se non li fai allora cosa vuoi, ma non li facciamo perché non siete fatto sciocche. Bene, e perché abbiamo appurato che fanno bene, e benissimo, benissimo, sì. Ma pensa a lui quanto sta male non poterti aiutare. Sto male peggio io, fidatevi. Sto ma peggio sì, io. Ma no, tu non hai idea di quante mie pazienti emicraniche io ho mandato. Tutte. Sì, davvero. Vabbè. Bravo Dario, bravo Dario. Sì, bravo Dario. E in tutto questo, avete qualche domanda per le nostre ragazze, per questa storia bellissima? Se no, beh, di cose ne abbiamo dette, possiamo anche lasciarle andare al loro sabato pomeriggio, anche perché mi scade Eralda tra un po', devo andare. Povera ragazza. In tutto questo, un commentino a Eralda, glielo fate perché è un tesoro quella ragazza. Bellissima, dolcissima. Ma io sono fortunata, sono una ragazza fortunata. Comunque bravissima. A me bambina? Ma perché loro hanno una simbiosi, Eralda ed Alia. Cioè, quando arrivo, Eralda si affaccia in sala d'aspetto anche solo per vederla, per salutarla. Tipo, Eralda, devo fare una commissione. E vedi Dalia. Tutto è così. Cioè, vabbè. Fa niente. Benissimo. Va bene, in tutto questo direi che abbiamo fatto quasi un'ora di diretta, quindi possiamo anche lasciarle andare. Io vi ringrazio tanto perché è stato un piacere che siate venute entrambe, e vi ringrazio per avermi dedicato questo tempo. Grazie a te. Tutto. E figurati. Volete? No, ma non mi dispiace che voi abbiate risolto mal di testa, mal di schiena e io sono ancora qui, non è assolutamente un problema, io sono molto contenta per voi. E, volete dire qualcosa? Ciao. Cioè, quella che non la facevamo parlare fa spritz. Ciao. Spritz. Bene, e tu vuoi dire, non lo so, caipirosca, vuoi dire qualcosa? Gin tonic. Lei vuol dire gin tonic. Io a questo punto vi lascio con un rosso, un vino rosso basta. È stato un piacere ascoltare la vostra storia. Grazie Silvana e grazie a tutti. Ci vediamo, grazie. Penso, domani con qualche altra diretta. Mi sto studiando dei gelatini, che levatevi tutti. Ho proprio tutte le idee che se non fa così caldo riesco ad andare a comprarmi quello che mi serve, ve li faccio. Ciao a tutti. Ciao, grazie.